Buongiorno a tutti, oggi vi parlo di libri che leggo e che leggerò e anche di modo di leggere il libro. Ho chiamato unboxing e ebook or not ebook il video per motivo che adesso vedremo subito. Allora, primo libro, unboxing, eccolo qua. Ta-ta-da! È arrivato da Amazon. Un attimo che prendo gli occhiali e lo apriamo in diretta con voi. Dove si apre? Ci picchia. Ecco, vabbè, apriamolo per di qua. E sono sempre. Eccolo qua. No, sì, no, sì, no. Non so. Apriamo questo unboxing. Voilà. Guida al cammino di Santiago di Compostela. Beh, non c'è mica tantissimo da dire su questo libro. Uno si chiede, ma perché hai comprato questo libro? Il motivo è molto semplice: voglio fare il cammino di Santiago di Compostela e mi sono comprato la guida. Tutto qui, non ne discutiamo oltre. Vado a prendere un'altra cosuccia per voi. Eccolo qua. Questo tutti voi lo riconoscete, è un ebook. Perché? Perché i prossimi tre libri che mi sono comprato, me li sono comprato con un ebook. E mi sono comprato cioè dei libri digitali. Ma perché mi sono comprato libri digitali? Eccolo qua. Sono entrato in libreria ieri mattina e ho visto quattro libri che volevo comprarmi. E allora il mio istinto sarebbe stato quello di prendersi e portarsene via, no? Questi quattro libri, poi ci ho ragionato un pochino sopra, costavano 73 euro, tutti quanti insieme. Due di questi libri erano assolutamente da prendere, gli altri due li avrei voluto prendere molto volentieri. 73 euro. Ma sono tornato a casa e ho detto, beh, vediamo comprandoli da Amazon quanto costano. Da Amazon, mi sono fatti i conti perché sono qua, avrei speso circa 62 euro. Aver risparmiato più di 10 euro, a parte che ti fa un po' di sconto la libreria, vabbè. E poi sono andato a vedere quanto costano gli ebook e gli ebook costano 42 euro, quindi da 73 a 42. Allora mi sono chiesto, ma cosa facciamo? Finora l'ebook l'ho usato soltanto per quei libri non fondamentali della mia vita, no? Ma due dei libri che ho visto in libreria erano dei miei autori, degli autori che amo, degli autori dei quali ho tutti i libri e che li ho tutti belli nella mia libreria. E mi sono chiesto, continuiamo in questo metodo che ci sta soffocando, continuiamo a essere soffocati dalle cose. A proposito, vi faccio vedere questo libro, Suffocation, che è un libro che parla proprio di essere soffocati dalle cose. Però è bello leggere i libri, annusarli, guardarne. Oppure passiamo al digitale anche per quei libri, quindi non è una novità. Bene, ho deciso di prenderli digitali, anche perché farò dei viaggi fra poco e quindi ne avrò bisogno. Quindi vi parlo di questi libri, però sono ancora non pienamente convinto. Allora, i libri che ho comprato sono i seguenti. Un libro di Edgar Keret, Un intoppo ai limiti della galassia. Ecco qua, non posso farvi vedere le copertine. Un intoppo ai limiti della galassia. Edgar Keret è un autore israeliano moderno, giovane, che comincia a piacermi. E quindi è uno dei libri che così volevo comprarmi. L'altro libro che volevo comprarmi, perché l'ho visto lì, Il saltatore del muro, di Peter Schneider, è un libro che è stato scritto nel 95. Probabilmente l'hanno messo in commercio in corrispondenza, no, dei 30 anni della caduta del muro, però Schneider l'avevo già letto ed è un bravo autore e mi interessa molto leggere, anche per sentire qualcosina di quel periodo, no? Un libro ambientato e scritto, credo sia stato scritto nel 95, quindi poco dopo. Gli altri due libri, quelli per i quali veramente ho pensato molto se era il caso di acquistarli, sono La vita gioca con me, di David Grossman. Grossman, l'autore israeliano molto conosciuto. Io adoro questo autore. Grossman, cosa ha fatto Grossman? Grossman ha scritto dei meravigliosi libri. Poi nel 2006 il figlio è morto. Il figlio era militare ed è morto in Libano. E da quel momento Grossman naturalmente ha avuto
uno shock terribile. Ha tentato di risollevarsi con questo libro che ha pubblicato 4-5 anni dopo la morte del figlio, e successivamente, quel libro lì è un libro un po' strano, insomma non lo voglio recensire, ma insomma, un po' particolare. Poi è uscito con questo libro, che è già qualche cosa di più vicino al romanzo, e quello che ho comprato pare essere proprio un vero e proprio romanzo. Speriamo che sia come gli altri. L'ultimo libro è di Amitav Ghosh. Amitav Ghosh è un autore indiano che io adoro, posseggo tutti i suoi libri, mi piace moltissimo. Questo libro si chiama L'isola dei fucili, è l'ultima sua produzione e mi aspetto che sia bello come gli altri. Ghosh, Grossman, Schneider, Keret, questi sono i 4 libri. Se volete leggerli con me, ditemelo. Ci potremmo trovare fra qualche settimana o addirittura fra qualche mese e magari fare qualche commento assieme su questi libri. Vi metto nelle note i titoli dei libri, non vi metto indicazioni dove comprarli perché io non sono sponsorizzato da nessuno, quindi non mi interessa dove li compriate, vi do soltanto gli autori e i titoli. Bene, arrivederci e buona lettura.